Perché nessuna nazione vuol dimenticare ciò che essa chiama la sua storia, e che il più delle volte non ha nulla da spartire con la storia. Bisognerà che un giorno tutte vi rinuncino. L'ultimo vincitore disarmerà lo spazio e il tempo, confischerà i mezzi e le idee, le pretese e i ricordi, le forme e i contenuti. Si dichiarerà unico legatario di 50 secoli, dimostrerà che lui è la ragione d'essere della specie umana, e che il dovere di 100 popoli è quello di abdicare. Egli ne sterminerà alcuni, deporterà la maggior parte degli altri, e dappertutto si vedrà una miriade di uomini, dei quali sarà lui l'unico padrone. Semplicità è inconcepibile a un prezzo minore, e nonostante il pullulare delle differenze che si scatenano sotto i nostri occhi, il futuro è della semplicità. Noi andiamo di disordine in disordine all'ordine ultimo, e di carneficina in carneficina al disarmo morale. Pochi salveranno e pochi saranno salvati. Frattanto la massa di perdizione si eclisserà, portandosi nell'abisso i problemi insolubili. Il nazionalismo è l'arte di consolare la massa del fatto di essere solo massa, e di presentarle lo specchio di Narciso. Il nostro futuro infrangerà quello specchio.